Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori, più atteso di una spiaggia di nudiste. Ecco, un nuovo video sul mio canale. Prima di iniziare vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 600 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. Lasciate il vostro piace adesso per avere subito online un nuovo video di Marco Liguori. Amici di YouTube, in questo video vi spiego una strategia straordinaria. Scoprirete perché ho chiamato questo video la miniera d'argento, e ovviamente il motivo è legato alla possibilità di guadagnare con i calciatori argento, una strategia fenomenale che vi svelerò dopo una piccola premessa. Purtroppo questo fine settimana i server ci hanno impedito di giocare una weekend league lineare. Io purtroppo non ho avuto la possibilità di recuperare la weekend league domenica e lunedì, quindi ho lasciato la weekend league a metà. Amici YouTube, davvero disservizi con i server a go-go, partite che si disconnettevano, partite in cui ci trovavamo in vantaggio, improvvisamente si disconnettevano e alla fine ho lasciato tutto sul 7-3, un vero peccato. La squadra con il nuovo innesto David Luiz, sniperato a 965.000 crediti, girava davvero bene. David Luiz è davvero assurdo, è davvero un cheat code. Amici di YouTube, queste statistiche sono davvero assurde: 99 di tech, 99 di potenza tiro, e davvero è come giocare con una specie di robot con gli umani, davvero qualcosa di fenomenale. È come giocare con Terminator in squadra, un giocatore che rende molto. Peccato non averlo sfruttato a dovere a causa dei disservizi dei server. Scrivete nei commenti se, al pari del sottoscritto, avete avuto disservizi con i server. Lo so che è così, purtroppo tante sono state le segnalazioni, purtroppo tanti utenti sono passati a PES proprio per i reiterati problemi della EA Sports, ma ovviamente speriamo che questo possa risolversi nelle prossime settimane, anzi a partire da subito, e speriamo che non si verifichi più. Capitolo chiuso, veniamo ad un argomento decisamente più interessante, decisamente più incoraggiante: la compravendita argento. Amici YouTube, è davvero qualcosa di straordinario. Vedete, sono riuscito a vendere 9 copie di Galanopoulos, tutti acquistati a 100, qualcuno a 200, raramente a 250 crediti, ovviamente all'asta, rivenduti a 800, ma alcuni di loro anche a 850. Quindi il giocatore su cui ci concentreremo oggi è Kostas Galanopoulos, modesto, vediamo anche dalle statistiche, mediano del AEK Atene, della prima divisione greca. Amici YouTube, un giocatore all'apparenza inutile che per qualche strano motivo riesce a muovere molti crediti. Perché? Beh, amici YouTube, i motivi principalmente sono due. Uno potrebbe ricondursi alle SBC, quindi molti utenti possono acquistare questa come altre carte argento per le SBC, la butto lì. Altri tifosi dell'AEK Atene potrebbero acquistare uno dei loro beniamini. Altra motivazione: spesso nelle SBC e negli obiettivi vengono richiesti giocatori argento, quindi il motivo potrebbe essere questo, ma ovviamente a noi non interessa, ci interessa flippare e fare profitto. E dal momento che ho ricevuto molte richieste da giocatori con budget streaming siti, ecco una strategia molto semplice da effettuare con un giocatore argento, Galanopoulos, al pari di tutti quelli che abbiamo menzionato in precedenza. E parliamo di Bua, di Foyutte e compagnia cantante. È un ottimo giocatore per fare crediti. L'unica cosa, amici YouTube, quello che dovete fare è cercare di acquistarlo in orari morti, quindi la sera tardi, oppure dopo che gli utenti sbaraccano le squadre della Weekend League. Sarà più facile aggiudicarselo a 150 crediti, altrimenti, amici YouTube, non c'è problema. È facile che Galanopoulos possa essere acquistato anche a 200, 250 o 300 crediti, ma anche qualora lo acquistiate
a 250 crediti, rivendendolo a 800 o 850 ci sarà comunque un discreto guadagno. Quello che dovete fare, ovviamente, se mi seguite da molto tempo, lo sapete già assicurarvi. Che ci sia scarsità su questo giocatore, amico YouTube, c'è una copia, la lascio a voi. Le altre, ovviamente, le ho già prenotate. Ecco, questo è il tipo di scarsità che chiediamo, ovviamente, ai giocatori argento. Potete acquistarlo, potete mettere anche un altro filtro, ad esempio, 250, vi ripeto, anche a 250. Galanopoulos è un ottimo affare e assicurate. Anche che le copie totali di Galanopoulos sul mercato non siano molto numerose, possibilmente che non vadano oltre le 20, massimo 25 unità acquistate, ma vi ripeto, a non oltre 250 crediti, aspettate orari di punta per rivenderlo anche a 800 crediti, qualora vogliate venderlo anche a qualcosa di meno. Ovviamente non ci sono problemi, amici YouTube. Questo è il giocatore che vi consiglio oggi, questo è il profitto che si riesce a fare con Galanopoulos. Ovviamente nulla di eclatante, nulla se paragonato ai guadagni sontuosi che abbiamo fatto con Luis Alberto. Alcuni miei iscritti, alcuni miei fedelissimi sono riusciti a guadagnare anche 25.000 crediti a carta, quindi un successo strepitoso. Iscrivetevi al canale perché nei prossimi giorni vi suggerirò altri headliners su cui investire, ma dal momento che ho avuto molte richieste per budget bassi o medio bassi, la strategia di oggi è basata su Costas Galanopoulos che si acquista a 150-250 crediti, si rivende a 800-850 crediti e fatemi sapere se riuscirete a fare profitto con Galanopoulos. Fatemi sapere anche che tipo di video volete nei prossimi giorni. Ovviamente i video che dovessero ricevere più preferenze saranno realizzati dal sottoscritto. Amici YouTube, vi ringrazio per l'attenzione. Vi lascio con quei pochissimi streaming siti highlights della Weekend League. Vi ricordo, siate pazienti con Galanopoulos, siate pazienti in generale. Con FIFA 20, ricordate, come dicevano i nostri nonni, chi per la fretta caca nell'ortica, spesso il culo gli formica. Quindi, amici YouTube, oltre alla una buona dose di psicologia molto importante per giocare a foot, ne abbiamo parlato, soprattutto in sede di hype per le carte headliner, se siamo riusciti effettivamente a guadagnare. Per fare profitto a foot è necessaria anche tanta pazienza, quindi fate le vostre offerte, possibilmente in momenti morti. Vi consiglio la notte, a partire dall'una di notte si fanno i migliori affari, si riescono ad acquistare anche i giocatori all'asta e si riescono a flippare una meraviglia e si riescono ad acquistare anche i giocatori argento che poi si rivendono bene come Galanopoulos a 150 massimo. 250 crediti, amici YouTube, grazie di tutto. Vi ricordo che qualora vogliate mostrare la vostra gratitudine potete inviare una donazione, vi basterà semplicemente cliccare il primo link in descrizione, il metodo delle donazioni è PayPal. Amici YouTube, grazie per la vostra attenzione, grazie per aver seguito questo video fino alla fine. Iscrivetevi al secondo canale di Marco Liguori. Ricordatevi che qualora questo video dovesse superare i 600 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. Spolliciate come se non ci fosse un domani per avere al più presto online un nuovo video di Marco Liguori. Vi lascio con quei pochissimi highlights della Weekend League. Scrivete nei commenti cosa ne pensate dei gol che ho realizzato in una Weekend League, probabilmente la Weekend League più brutta di sempre. Ciao a tutti. Applausi per il portiere, che parata! La tocca vicino verso il compagno. Avanza a caccia del varco giusto. Potrebbe andare al cross. C'è il rilancio a lungo. Paulinho. Sissoko. Dembélé. Entra in modo perfetto.
Hernandez. Arretra per ricevere palla. Si fanno vedere i compagni. Gabriel Jesus. Puntuale qui il difensore nel recupero. Occhio al pressing. A metri davanti a sé, attenzione. Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. E c'è il gol di Mbappé! Mamma mia, Pierre, ma che giocatore, mamma! Ma di questo passo, ma dove potrà arrivare? Pazzesco! Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Ci attende una partita ricca di gol e di occasioni, come da tradizione per la Weekend League, competizione che è riuscita, incredibile, nel giro di così pochi anni a fare breccia nei cuori di tutti gli appassionati. Uno dei motivi di interesse di questa sfida è certamente il duello a distanza fra questi due giocatori. Stefano, che ne pensi? Potrebbero essere loro a deciderla oggi? Perché no? Sono due giocatori di talento su cui puntano molto i rispettivi allenatori. E giustamente aggiungerei. Intervento importante del difensore che la mette in angolo. Sceglie subito il compagno. Dembélé. Non trattiene, attenzione. Lenglet. Doetius. Palla consegnata agli avversari. Dembélé. Può crossare da lì. Ha il pallone del possibile vantaggio. Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. Ha optato per una soluzione potente e centrale, lasciando di sasso il portiere avversario. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Dembélé. Ci saranno 2 minuti di recupero. Devono sfruttare questa occasione se vogliono trovare il gol partita. Altro tentativo. Kylian Mbappé. Eccolo il gol, implacabile, ha battuto il portiere. Un gol che può probabilmente decidere la gara. Sì, credo proprio che non si andrà ai calci di rigore a questo punto. Davvero un grande spettacolo con molti gol, una sfida molto aperta anche tatticamente. E con questo è realmente finita.